a te a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Che dire, eccoci qua di ritorno con questo secondo episodio su questo a quanto pare incredibile gioco. Ho visto che davvero tanti di voi hanno apprezzato tantissimo il fatto che io abbia scelto proprio questo gioco per farci una serie. Ma come vi ho detto ragazzi la scorsa volta, io già ero molto incuriosita da questo gioco, solo che mi ero sempre frenata a causa della lingua, per cui fortuna ha voluto che la mettessero in italiano. Sono stata contenta davvero che tanti di voi abbiano apprezzato questa scelta e sono sicura ragazzi che sarete in grado di supportare al massimo questa serie, questi video, e di farmi parecchia ragazzi compagnia qua sotto in commento, perché a quanto pare comunque avrò davvero bisogno di tanto supporto psicologico. I vostri commenti quindi mi hanno incuriosito ancora di più. Davvero non so a cosa sto andando incontro, quindi questa cosa mi preoccupa non poco. Ma ci sono ragazzi queste piccole perle che devono essere giocate. Quindi riprendiamo esattamente da qua. Era proprio qua che ci eravamo lasciati l'ultima volta, dopo aver giocato a nascondino con tutti i nostri amici e i compagni presenti qua nel parco giochi. Quindi adesso non ci resta ragazzi che andare a casa del nostro caro amico. Ehi, tu, sì, dico proprio a te. Omori, penso che quella cassetta delle lettere ci stia parlando. Forse dovremmo controllare. Bene, controlliamo. Perché invece dovrebbe parlare una cassetta delle lettere? Sì, sì, salve, stimato cliente. Ti do il benvenuto nel mio negozio. Compra qualcosa. Oh, ok. Quindi lo possiamo considerare il negozio del gioco, per cui possiamo comprare questa roba ragazzi. Ok, che potrebbe essere utile comunque riguardo gli scontri a quanto pare a cui parteciperemo eccetera eccetera. Io adesso ho 72 vongole, per cui direi di comprare, perché no, dai, 3 caramelle, grazie mille. Ripristina 25 di succo. In che senso di succo? Vabbè, compriamone uno nel dubbio e va bene così, grazie. Perfetto, possiamo andarcene. Ok, è stato anche questo abbastanza strano direi. Allora, cosa dicono i cartelli? Stazione del treno, foresta girandola e dobbiamo andare appunto a casa di Basil, per cui direi di non fare strane deviazioni e di dirigerci proprio a casa di Basil, perché l'ultima volta ragazzi appunto siamo stati distratti dal nascondino. Un innaffiatoio. Oh, ma questi sono girasoli. Ma regà, pare che leggo nel pensiero delle battute che devono essere dette. Sono dei girasoli. Si chiamano così perché si girano sempre verso il sole. Io voglio essere come loro, una persona che vede sempre il lato positivo delle cose. Beh, è un bel proposito, Basil. A me, tra l'altro, piacciono a morire i girasoli, ragazzi. Forse sono il mio fiore preferito, tra l'altro. Questi invece cosa sono? Sono fiori di mughetto. Hanno un odore, ragazzi, un profumo buonissimo. Si dice che respingano gli spiriti malvagi e ispirino a vedere un futuro gioioso. Deve essere per questo che mi ricordano Mari. Con lei intorno mi sento sempre ottimista. Ok. Respingere gli spiriti maligni? Ehi! Cos'è quella brutta pianta? Non lo sai, Kel? È una germotalpa. Le germotalpe sono estremamente intelligenti, ma diventano violente quando si smarriscono. Ti prego, signora germotalpa, smettila, stai calpestando tutti i fiori. Si è incacchiata più di prima. Oh! Ma perché ci devi... Non lo so, ci devi attaccare. Sembra provare ira, è incacchiata. Le germotalpe provano emozioni come noi. Visto che provo ira, il suo attacco è più alto. Cioè, che prova ira. Ma allo stesso tempo la sua difesa è minore. Insomma, è il momento perfetto per attaccare. Forza, amori, facciamolo. Attacchiamo. Attacchiamo tutti come se non ci fosse un domani. Ovviamente ci attaccherà pure lei, però non credo che possa fare più di un attacco alla volta, nel senso... Ecco, è andata, perfetto. 22 punti esperienza, 3 misere vongole, ho trovato tofu. Ah, e sono salita pure di livello, attenzione. Ok. Avete altro da dire? Ah, quasi tutti i fiori si sono salvati, che sollievo.
Ehi, Omori, visto che stiamo imparando a combattere, ecco un diario dove possiamo prendere nota dei nemici più interessanti. Hiro ti ha dato il diario Fatti sui nemici. Benissimo, eccolo, è nella tua tasca, eh. Pensa tu a compilare il diario, ogni tanto aggiungeremo anche noi qualcosa. Lo trovi nella tasca, accessibile dal menu del giocatore premendo B. Esatto, proprio da qua. Nella tasca, snack, giochi che non è accessibile, importanti, fatti sui nemici, un registro dei nemici incontrati, perfetto. D'accordo, buono a sapersi, ma la casa di Basil è ancora tanto lontana? Madonna, quanti fiori che ci stanno. Ah, questo fiore si chiama gladiolo o gladiolo? Gladio cosa? Gladiolo. Oh, gladiolo, ragazzi, perdonatemi, non ne conosco la pronuncia. Il suo nome deriva dal latino, significa spada. Come è facile immaginare, rappresenta un animo forte, una persona sincera, dalla salda tempra morale, pronta a combattere per ciò in cui crede. Il gladiolo mi fa pensare ad Aubrey, perché non scende mai a compromessi. Oh, capisco. In pratica stai dicendo che Aubrey è una gran testona. Ehi, certo che no. Ah, ah. Su, andiamo avanti. Andiamo avanti, qua pare che... Oddio. Oh no, di nuovo, ti prego, signor Germo Talpa, smetti di piroettare, stai devastando i fiori. E quindi mo, ogni volta che incontreremo queste benedette germotalpe dovremo dargli addosso come se non ci fosse un domani. Oh, capisco, questa germotalpa prova gioia. Questo significa che ha più probabilità di colpire i nostri punti deboli e farci più male, ma allo stesso tempo è più facile che manchi il bersaglio. Ok, quindi praticamente ci sta spiegando un pochettino quali sono, insomma, le abilità. Cioè, non le abilità, cioè gli status, diciamo così. Quali sono i pro e i contro, praticamente. Perché per esempio... Ok, ce la possiamo fare? Per esempio l'ira, ragazzi, sì, ti dà un attacco maggiore, ma ti riduce la difesa. La gioia ti dà probabilità forse di fare brutti colpi, ma sei un po' meno preciso, mi sembra di aver capito. Quindi 4 vongole, 18 punti esperienza. Fantastico. Stiamo incontrando un sacco di nemici con emozioni. Per chi non lo sapesse, le emozioni determinano la forza di un attacco. Eccolo qua, ragazzi. La gioia abbatte l'ira, l'ira abbatte la tristezza e la tristezza abbatte la gioia. Guardate, ho pure disegnato uno schemino. Non sono un artista, ma direi che si capisce. Lo metto nella tua tasca, così potrai darci un'occhiata quando vuoi. Ok, schema emozioni, perfetto. Sì, dai, diamogli uno sguardo velocissimo. Perfetto, ok. Sono tipo regale. Tipo le battaglie Pokémon, no? Tipo che fuoco è, è forte contro erba, eccetera, eccetera. Quindi ira su tristezza, tristezza su gioia e gioia su ira e così via. Va bene, buono a sapersi. Spero di potermelo ricordare. Madonna, raga, quanti fiori. Wow, come si chiamano questi fiori? Sono pieni di spine, è fantastico. Essere precisi, Kel, sono più piante che fiori. Questi sono cactus. Curioso che l'abbia chiesto proprio tu, perché mi fanno pensare a te. Ah, capisco, perché è una spina nel fianco. Ehi, beh, anche per questo, ma soprattutto perché sono piante molto resistenti. Possono sopravvivere in condizioni estreme senza cure particolari. Insomma, sto dicendo che persino tu riusciresti a prenderti cura di un cactus, Kel. Wow, fantastico. I cactus sono proprio il massimo. Ok, praticamente in ognuna di queste piante ci rivede qualcuno dei suoi amici. Che cosa carina. Ah, questi sono tulipani bianchi, un fiore semplice, elegante e bulboso. Proprio come Omori. Come dire, lo trovo carino. Lo trovo carino. Ok, devo vederci qualcosa in questa frase. Ancora una germotalpa, non preoccuparti, Basil, oramai ci abbiamo preso la mano. Ma perché gli devi rompere i coglioni se stava a fare i fatti suoi? Questa germotalpa sembra provare tristezza. Vedi che sta in posizione fetale? Quando si sente così infligge meno danni del solito. Perde anche meno cuore, al posto del quale perde succo. Fa sentire triste anche me. Poniamo fine alle sue sofferenze. Allora, ok, questo, ragazzi, ci fa capire che potremmo usare queste abilità magari contro una delle abilità dei nemici. Quindi andiamo avanti a tutta forza. Attacco a più non posso. Perde succo. Perché perde succo? Fa provare ira al bersaglio. Proviamo, ragazzi. Ok, proviamo. Vediamo cosa succede. Oh oh. Ok, l'ha provocata. Adesso si è incazzata.
E quindi, ovviamente, ragazzi, adesso ha diminuito pure un po' la sua difesa. Va bene, dai, direi che è abbastanza chiaro come funzionano le emozioni. 22 punti esperienza e 3 vongole. Fantastico! Sono tutti felici, tranne Omori, ragazzi, da notare, eh. Obi è salita di livello, Kelle è salito di livello, Hiro è salito di livello e ha preso un massaggio. A chi dovremmo massaggiare cosa, scusate? Ne massaggiamo i piedi e le germotalpe d'ora in avanti. Va bene, possiamo andare? Ci siamo? Ah! Salve a tutti, siete giusto in tempo per un fantastico picnic. Riposate pure qui, è già tutto pronto, ho portato anche della frutta. Ok, non me l'aspettavo, mangiamo un po' di frutta. Ovviamente perché ci ridarà la vita che ci serve. Perfetto, e ovviamente visto che ci siamo salviamo, eh. Wow, grazie Mari, sei la migliore. Oh, non è nulla, cerco solo di prendermi cura di voi. Mari, vorrei riuscire ad essere più simile a te. Sembra avere sempre tutto sotto controllo. Ma figurati, non è vero. Quella è tutta apparenza. Anche se fosse, fai sembrare tutto molto facile. Sì, è vero. Mari è sempre così elegante. Lo pensi anche tu, vero, Mori? Sì, perché distruggere questa atmosfera di gioia che si è creata? Oh, immagino di poterci credere un po' se lo pensate davvero. Casa mia è da questa parte, siete tutti pronti? Aspettiamo solo il tuo segnale. Ci vediamo dopo, Mari. Fatemi sapere se vi serve se vi serve altro, a presto. Sì, ma io volevo salvare. Ok, posso salvare, perfetto. Salviamo e soprascriviamo, ovviamente. Fantastico, ce l'abbiamo. Perfetto, andiamo a casa di Basil finalmente, ragazzi. Vediamo un po' com'è sta casa. Che succede? Cos'era? Oh shit, aiutaci cielo, per favore dacci una mano tu. Sta cazzo di germotalpa è gigantesca. Oddio, è pure simpatica con i suoi baffucci, oddio. Germoglio antico, attenzione. Io direi di non farlo arrabbiare anche se è di colore rosso, quindi probabilmente già rimuove un'emozione di un nemico o un amico. Proviamo a vedere ragazzi se ha ira, eh. Ok, avanti tutta, gli togliamo l'emozione. Non ha effetto, quindi non ha emozioni attualmente. Ammazza, ce può attaccare tutti in una volta. Porca vacca. Va bene, diamogli addosso allora ragazzi, come se non ci fosse un domani. Stavo pensando di usare Ira per fargli abbassare la difesa, ma non credo sia una buona idea, perché questo mena forte mi sa ragazzi, eh. Avanti tutta. Fa un massaggio a Ira. Ma perché? Perché fa un massaggio? Non ho scelto di fare un massaggio. What the fuck. Ma ci siamo? Che succede? Accidenti, che scontro difficile. Ma non preoccuparti, insieme ce la faremo. Dovrò insegnarvi un po' di gioco di squadra. Riproviamoci, Omori, questa volta vinceremo. Ma perché stavamo perdendo? Noti nulla di nuovo, Omori. C'è una nuova barra in fondo allo schermo con un numero di lato. Si tratta della nostra energia collettiva. Possiamo usarla per sconfiggere tutti insieme il nemico. Attacca e lo vedrai con i tuoi occhi. Ok, ma non posso selezionare la barra, però vediamo un po' che succede. Passa Hiro, passa... What the fuck? Che significa? Che vuol dire sta cosa? Oddio, non capisco. Chiama Kel, chiama... Oddio, che significa questa cosa? Hai visto le scritte apparse quando abbiamo attaccato? Si chiamano azioni aggiuntive. Dopo un attacco, per un breve periodo, potrai usare l'energia per un'azione aggiuntiva. Premi un tasto direzionale qualunque e vedi che succede. Ok, attacchiamo tutti e vediamo un po' cosa succede, ragazzi. Sgambetto. Vediamo un po'. Boom! Perde velocità, ok. Questo è interessante. Passa Obri, che vuol dire? Guarda Hiro. Ok, ok, intanto ci ha fatto danno, però vabbè. Accidenti, è davvero forte. Hai notato che l'energia è aumentata quando ci ha attaccato? Quando subiamo danni guadagniamo anche energia. Consideralo un'occasione di rivincita. Ok, non mi è tutto molto chiaro, ma...
Posso decidere anche di attaccare ancora, tra l'altro. E attacca di nuovo. Ok, passa ad Aubrey. Vediamo un po'. Guarda Kel. Chiama Kel. Aia. Ok, perfetto, siamo pieni di energia. È il momento perfetto per sferrare il nostro attacco speciale. Omori, dopo l'attacco premi giù e scaglia l'energia. Spero che siate tutti pronti. Bene, mostriamo cosa sappiamo fare a questo bestione. Evidentemente quando si raggiunge il livello 10 si può fare un attacco speciale collettivo, mi sembra di aver capito. Quindi scaglia l'energia, vai! Attacco di massa. Allora Omori sa sorridere quando vuole. Bam 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 bam. Minchia come lo saccagnano, ragazzi. Ok. Ottimo. Bel gioco di squadra, ragazzi. Ok, 150 punti esperienza, 50 vongole. Omori ora di livello 3 ha preso accoltella. Livello 3 per Aubrey, Kel e Hiro, ragazzi. Quindi Omori ha preso pure una nuova abilità. Ecco a te l'ABC del combattimento di Hiro. E visto che combatteremo di certo molte altre battaglie, diventeremo sempre più bravi a collaborare. Wow, ragazzi, siete stati incredibili. No, oh, è stata una sciocchezza. Ho sconfitto avversari molto più grossi. Ti insegnerò qualcuna delle mie abilità uno di questi giorni. Basil, so bene che non ti piace combattere, ma sapersi difendere può sempre tornare utile. Sapete, sto lavorando un libro sui combattimenti. Magari possiamo studiarli insieme la prossima volta. Per adesso lo darò ad Omori. Quindi guida alla battaglia, perfetto. Man mano che diventeremo più forti aggiornerò la sezione azioni aggiuntive nella guida battaglia. Torna a controllarla ogni tanto. Ovviamente ragazzi, magari mi aiuterete voi a tenere a mente certe informazioni. Omori, devo dirti una cosa. Quando guadagniamo esperienza e saliamo di livello, a volte impariamo anche nuove abilità. Le abilità hanno svariati e potenti effetti, ma ognuno di noi può ricordare solo 4 abilità alla volta. Quando apprendi una nuova abilità, non dimenticare di equipaggiarla dal menu giocatore, va bene? Sì, sì, tutto chiaro. Possiamo andare a casa di Basil adesso? Certo, ho detto quello che dovevo. Porta pazienza, Kel. In effetti sono 30 anni che dobbiamo andare a casa di Basil. Vediamo un attimo sta questione delle abilità, ragazzi. Vedete? C'è accoltella, quindi poi si può scegliere, insomma. Infligge sempre un colpo critico. Ok, dai, buono. Il punto è che adesso a salute non siamo messi proprio bene, ma magari potremo rifucillarci qui a casa di Basil. Mazza. Quanto è grosso sto posto. Sorridete. In fila indiana. Non so come si veda la foto, eh. Oh, è un po' sfocata, ma non importa. Questo la rende unica. Scusate, non è venuta molto bene. Ma figurati, anzi, voglio vederla. Oh, certo. Vediamola. Come siamo carini. I miei capelli sono a posto? Voglio vederla, fatemela vedere. Oh, Omori, vuoi vedere anche tu la foto? Beh, certo. Mi dispiace che sia venuta un po' sfocata, ma siete comunque carini. Aggiungerò alla mia collezione. Evviva, un'altra foto per l'album di foto. Spostati, Aubrey, non riesco a vedere. Ehi, non spingere. Tu l'hai già visto. Togliti di torno, Kel. Un momento, non c'è bisogno di litigare. Prima io. No, io. Oddio. No, fermi. Così mi fate cadere. Ecco fatto. Ops. Accidenti, Basil, perdonami. Stai bene, Basil. Guardate cosa avete combinato, ecco perché dovreste imparare ad andare d'accordo. Mi dispiace, non l'abbiamo fatto apposta, Hiro. Ti prego, non dirlo a Mari. Su, non preoccupatevi, sono cose che succedono. Ecco qui le tue foto. Sembra che non si siano rovinate. Rimettiamole nel tuo album di foto insieme. Grazie, Hiro. Per prima cosa, entriamo in casa. Ricordate di pulirvi le scarpe prima. Ok, regà, manco in questa foto Omori ha sorriso. Non sorride mai. Ma che carina.
Un sacco di piante in vaso e di fiori. Basil ama prendersi cura delle cose. Che cosa cipissima. Dai, molto carina la cosa. L'album di foto di Basil, il suo tesoro più prezioso. Ok, sei pronto a rimettere a posto le foto, Omori? Sì. Evviva, iniziamo. Dovremmo essere contenti. Accidenti, temo di non ricordare la posizione di tutte le foto. Non preoccuparti, Basil, Omori ha un'ottima memoria. Non avrà problemi a rimetterle in ordine. Se contate sulla mia memoria. Andiamo proprio bene, ragazzi. Allora, io credo che questa della corona di Basil vada qui. Se non sbaglio, non vorrei dire. Questa era dopo il pranzo. Probabilmente questa va qua. Questa penso vada qui, non vorrei dire. E questa per ultimo, ovviamente, perché l'hanno scattata adesso, quindi non sono sicura, Ecco, è come nuovo. È a posto? Perdonami se ti ho spinto a terra, Basil. Certo, almeno la metà della colpa è di Kel. Sì, prometto che non litigherò mai più con Aubrey, a meno che non inizi lei. Non preoccupatevi. Lo so che volevate solo vedere l'album di foto. Grazie per avermi aiutato a sistemarlo. Ancora. Ma che cazzo? Oh, che strano. Si è staccata una foto. Oh, cos'è questa? L'ho davvero scattata io? Che c'è? Ha qualcosa di così familiare. In che senso? No. Non può essere. Che succede? Mari. Lei. Lo sfogliamo di nuovo l'album? Anche se non so quanto possa essere una buona idea. Ci si è aggiunto qualcosa? Questo? È arrivato qui adesso? Che cazzo è successo tra l'altro? Ok, qua non c'è niente di nuovo, ragazzi. Che cavolo è successo? Puoi fissare dentro la lampadina? Vediamo se cambia qualcosa, ragazzi. Dentro è buio pesto, non riesce a vedere nulla. Ok, oddio, no. A parte che qua in giro ci stanno sempre ste manacce luride. Posso dire che è stato spaventoso? Sì, lo posso dire, perché pure il font delle scritte è cambiato. Sembrava una cosa disturbante. A Basil gli sono venuti gli occhi rossi. Che cazzo è successo? Accoltella. Chi devo accoltellare? Chi devo accoltellare? Che fai? Siamo tutti. Questi sono i nostri ricordi. Ora sono velati di malinconia. Ma dovremmo essere felici di averli. Creiamo insieme dei nuovi ricordi, va bene? Vedi un ragazzo che dorme nella sua stanza. Qual è il suo nome? Ok, penso possiamo definire spaventoso quello a cui abbiamo assistito. Io non so se avessi altra scelta, probabilmente era l'unica cosa che potessi fare per procedere, ma
È terrificante. E, tra l'altro, non riesco a capire se quello che è insieme a Omori è proprio Basil. Dalla forma dei capelli sembrerebbe di sì. Ok, allora, visto che possiamo decidere il nome di questo ragazzo, direi chiamarlo Robin. Così a caso, facciamo un piccolo riferimento alla piccola Robin. Intanto Robin è anche ovviamente un nome da maschio, quindi va bene così. Il nome del ragazzo è Robin? Sì. Ma è Omori. Che cavolo significa? È Omori. Vuol dire? Messaggio della mamma. Ciao Robin, sono mamma. Sono ancora in città a preparare la nostra nuova casa. Hai finito di impacchettare le tue cose? I traslocatori arriveranno tra qualche giorno. Ti ho lasciato una lista di faccende da sbrigare prima del loro arrivo. E perdonami, la tua mamma ha fatto un brutto errore. Ho dimenticato di dire alla compagnia elettrica che ci servivano alcuni giorni in più per il trasloco, quindi stanotte potrebbe mancare la corrente. E vai! In ogni caso, lo so che trasferirsi in un posto nuovo può sembrarti stressante ora, ma penso che cambiare aria farà bene ad entrambi. Lo so che è tanto che non parli con nessuno, ma forse vorrei salutare i tuoi vecchi amici prima di partire. È da quando abbiamo messo in vendita la casa che Kel cerca di parlarti. Ci ha chiamato ogni settimana negli ultimi mesi. Sembra molto solo. Forse dovresti andarlo a trovare. Bene, per ora è tutto. Ti voglio tanto bene. Ciao tesoro. Sei affamato. Quindi è lui, è Omori, perché ha un altro nome. Ok che avevamo detto che quello era chiaramente, ragazzi, un mondo non reale. Però evidentemente i suoi amici se li immagina, cioè quello è un mondo che si immagina, forse, e quindi ci ha messo anche quelli che erano i suoi amici nella vita reale. Solo che con quelli nella vita reale non ci parla da un sacco di tempo, perché? Tra l'altro si devono trasferire, perché da solo? Cioè la mamma lo lascia solo, ma come si fa? Lì stai le faccende di mamma, non ne voglio fare faccende ora, vorrei pure vedere, è notte fonda. Nell'armadio c'è qualcosa? No, vabbè, usciamo, andiamo. Oddio. Ok, la casa di notte, devo dire che mi fa un po' paura. Posso fare la pipì? No, non posso fare la pipì. Un bel sorriso per la stampa. Ciao Robin, questo è un bigliettino della tua mamma. Ricordati di lavare gli denti tutti i giorni, ti voglio bene, un bacio. C'ha sto sguardo spento, che è davvero molto poco rassicurante, direi. Hanno smesso di funzionare tanto tempo fa, ma la mamma piace tenerli in giro. Questa sarà la cucina. Ah no, la camera da letto. Ah, qua posso salvare, perfetto. Direi di salvare visto che ci siamo. Perché è diventato a colori? Libreria è vuota. Direi di controllare un po' tutto, ragazzi. Però non sembra esserci niente di importante. Ok, scatole semplicemente. Vabbè, non dobbiamo fare altro che raggiungere la cucina, giusto? Così sembrerebbe. Vuoi davvero scendere le scale? Questa casa è pure fin troppo grande per i miei gusti. Che c'è? No, non vuole scendere. Vuoi guardare di sotto? Ok, allora io direi di tornare in camera. Sei affamato, Robin, non rompere il cazzo. Vuoi metterti a dormire? Mettiamoci a dormire. Sono preoccupata, ragazzi, si capisce? Continuo a brontolare, eh? Quindi posso andare a salvare? No, la porta è chiusa. Ok. La porta è chiusa, immagino. Dall'esterno filtra un'inquietante luce rossa. Te ne senti stranamente attratto? No, Robin, no, te non vuoi. Quanto è lunga sta scala? C'è quel quadra che non cosa. Per niente. E non mi piace scendere. Per niente. La sensazione era orribile e avevo... Era giusta, insomma. Ci avevo azzeccato. Oh, 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 cosa vogliono ste mani?
Cosa vogliono ste mani? Non puoi correre. Oddio, no, te prego. Oddio, no, te prego. Non lo fa di nuovo. Te prego, te prego, te prego. No, 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 non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Continua ad avere fame. Sei affamato. Possiamo continuare a scendere? Oh! Oddio, perché sembra così orribilmente reale? Quella mano? Oh, oddio, oddio, ci sta raggiungere! Proviamo ad attaccare qualcosa. Qualcosa spintona Robin. L'attacco di Robin non ha effetto. Mi sa che conviene scappare. Non possiamo scappare. Non abbiamo abilità, non possiamo fare niente. Mi sa che ci toccherà subire e basta. Non ce la posso fare. Diventa sempre più buio. Robin. Deride Robin mentre cade. Fai un respiro profondo. Non avere paura. È meno spaventoso di quanto immagini. Respiri profondamente e ricordi come calmarti. Sti effetti, sta musica. Non ce la faccio. Ricorda, Robin, tutto ciò che devi fare è calmarti. Non possiamo fare altro. Robin sviene. Game over. Ma è una follia. Come game over? Non avevo alcuna possibilità di fare niente. Forse mi ha suggerito quello che dovevo fare. Calmarmi. Solo che non posso farlo adesso. Comunque ragazzi, io penso sia una delle cose più inquietanti che io abbia mai visto. Lasciatemelo dire ragazzi. Vedi, calmarti tra l'altro è scritto in maiuscolo. Calmati. Ok, abbiamo recuperato 40 di vita. Ed era quello infatti che dovevo fare. Siamo arrivati in fondo alla scala. Un kit medico. Qua ci deve essere la cucina. No. Non possiamo entrare qua. Che facciamo? Usciamo? Ah, ecco. Sta macchia per terra. Non è di qua che dobbiamo andare, sarà di qua. Oddio, io quel coltello non lo voglio vedere, veramente. Trovi una bistecca fredda, la prendi? Sì, solo... infatti, dovremmo scaldarla. Non lo stavo a dire. Ma ci possiamo mettere a mangiare una bistecca alle 4 del mattino? Bistecca scaldata. Sarà in tasca? No. Mi sa che ci toccherà tagliarla, purtroppo. Sì. Non mi piace, non mi piace. Che bistecca dall'aria appetitosa. Vuoi mangiarne un po'? Direi di sì. Ok, tutto ciò per me non ha... molto senso e è stato assolutamente terrificante, lo è tuttora. Che cazzo succede? Sembra che il tuo stomaco non abbia apprezzato. Oddio, come no? Oh, Madonna, è tutto... ma è terribile sta cosa. Veramente terribile. Quindi che dobbiamo fare? Tornate sopra, andiamo in bagno.
cosa orribile. Il tempo manco il tempo rifinito a mangiarla che ha vomitato. Fantastico. Quindi ci è venuta fame, ci siamo mangiati una bistecca ed è andato tutto a scordatelo. Ma col cazzo, no regà. Ma veramente. Ecco, vabbè, ho salvato qua per sbaglio, però. No regà, io. Cioè, allora ragazzi, fermi. Allora, io salvo, risalvo la partita. Direi che dobbiamo fermarci qua, perché sennò veramente appunto poi l'episodio dura veramente tanto. Ma vi giuro ragazzi che quello che ho visto mi ha inquietato, non poco, anche perché appunto adesso non sappiamo nulla. Cioè, quindi non sappiamo cosa significa, non sappiamo cosa effettivamente stia succedendo. Ed è tutto troppo strano. Sicuramente questo gioco sta iniziando ad assumere i toni di cui è effettivamente fatto. E la cosa mi preoccupa non poco, ragazzi, perché se mi ha inquietato così tanto adesso, suppongo che d'ora in avanti non potrà che peggiorare la situazione. Quindi non potrà che diventare più pesante. Quindi cercherò di prepararmi psicologicamente. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri su questo episodio qua sotto in commento. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao!